Quindi stiamo dicendo che fatti esterni e fatti interni, al di là di ciò che recita la vostra mente, no? Hanno la stessa caratteristica. Vanno, vengono, nascono, muoiono. Mostrano la principale, fondamentale caratteristica della vita che, se vi ricordate, è la sua continuità nella continua frattura. La vita continua perché, come dire, di volta in volta qualcosa nasce e qualcosa muore, qualcosa nasce e qualcosa muore, qualcosa nasce e qualcosa muore, qualcosa inizia e qualcosa finisce. Per questo si dice che la vita continua. Ma dentro la vita c'è sempre questa esperienza di qualcosa che sorge e tramonta, sorge e tramonta. E parla quindi di un'impermanenza, di un'inconsistenza, non di consistenza, vi ricordate? Certo che c'è una consistenza, ma per incontrare quella consistenza che io ho, dico in mente per capirci, dovete attraversare l'inconsistenza, dovete affinare la vostra sensibilità all'inconsistenza, dovete amare l'inconsistenza, vi ricordate? Dovete amare l'effimero. E per l'uomo è difficile passare da una prospettiva in cui deve conquistare, deve vincere una partita, deve in qualche maniera superare le difficoltà, passare da questa prospettiva a una prospettiva che invece riconosce, come dire, che tutto quello che avviene ha una delineazione, potrei dire una dimensione più radicale di quella che vede l'uomo, che è proprio il suo essere effimero. L'amore per effimero porta, apre, diciamo, un portone, non una porta, ma un portone, lo vedremo in futuro, l'amore per l'effimero. E la via della conoscenza infrange sistematicamente ciò che la mente sempre costruisce come volontà di conquista, come volontà protagonista, per riconoscere sempre di più esattamente che tutto ciò che va attraversa, che parola, che va attraversa, ha questa caratteristica di fondo: è effimero quanto il vento. Ma uno può dire, beh, se è effimero quanto il vento, che ci sto a fare io? A riconoscere, a riconoscere, a riconoscere l'effimero.